Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ. Se magari. Non c'è un cazzo da ridere. Non c'è un cazzo da essere felici, no, no. Perché? No. Perché? Non lo so, forse per quella merda di gioco che vuoi farmi fare. Chi ha messo sta merda di gioco in studio? Tu. Quando Brahms ha preso il possesso del tuo corpo insieme a Emily. Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovissimo video sono Potter Games e Tante insieme ad un altro coglione. Ormai faccio video soltanto così, con cretini nello studio, sappiate. Oggi siamo di nuovo sud. Oggi. E questo è stato il nuovo Brahms, la vendetta. La vendetta di quel coglione. The boy è stato spaventato, povero ragazzo. Sei stato tu a costringermi a vederlo, anche quello. E anche perché lui, io lo costringerò anche a giocare a questo gioco. E quindi ragazzi siamo ritornati su Emily Wants to Play. Partiamo subito con il nuovo video. Se magari la finisci. Cosa, di implorare i petan? Sì. No, mai. È una faccia di cazzo, lo sai. E già l'orologio. Ma quanto mi piace sto orologio! E tu devi resistere fino a mattina con questi brutti tizi! Già. Ah, a proposito, non hai detto il nome del gioco. Emily Wants to Play. È un gioco in cui tu devi sopravvivere in questa casa. L'ho già fatto. Già ho fatto un episodio, non serve che lo dico. Ma davvero? Sì. No, no, quella stanza. Ok, Emily! Ma ciao Emily, dove cazzo sei, figlio di puttana? Ce l'hai davanti. Che sorriso del cazzo che c'ha. Lui gli occhiali ce li ha per hobby. Perché non... di solito così va molto meglio. Ah, che sorriso del cazzo che c'ha. Infatti. Le possa morire la mamma. Anzi, gli è già morta. Che ne sai? Ma che cosa ne sai? Beh. Non è che se ne va a farsi fu... Ecco. Hai parlato? Non lo so, prima... Non dimmi che c'è il clown. No, sinceramente sento solo... spengono le luci a manetta proprio. Accendi la luce che se non la vedi quella... Ho visto qualcosa muoversi. Guarda che la si sente. Don't stay still. Non stare fermo. Musica di sottofondo con mio padre che entra in camera. Rilassante poi. La cosa bella è che quando cosa potrei andare là e godermi la musica rilassante di tuo padre, devo rimanere qua a fare sto fottutissimo gioco. Non muovere niente, non muovere un muscolo. Non muoverti. Ma ciao zio! Te posso morire. Questa stanza è dove riposa Emily, chiudiamola. Ma guarda, io non la voglio vedere dormire, già è un discorso. Dove sei? Schifosa. Lurida gnoma. Lurida basta. Guardate, non si vede proprio, vedete? E guarda se è nascosta apposta. Mamma mia. C'è il cazzo. Cioè, no, ce l'hai, no, sembra. No, aspetta, questo non mi pare sia Emily. Penso sia il ragazzino. Sì, sì. Ah, no, no, Emily. No, Emily. Anche perché il ragazzino ti ricorre contro. Mi ero appena messo in posizione. Almeno c'è la musica di tuo padre di conforto. Infatti. A parte il fatto che sembrava che avevi orgasmato. Ho spento io la luce, sono... Non la spingi. Ti sei mosso. Oddio, non t'ha notato. Coglione, non l'hai notato. No. Come te lo infili nel culo. Cioè la cosa bella è che quello ha mandato il messaggio proprio per farti finire fuori strada. Ma comunque ragazzi. Emily è una tizia brutta, questo volevi dire? No, sta stanza no. Non la voglio, no. Esci da sta cavolo di stanza. C'è Emily, ha parlato? Ma non so dov'è. No, mi aspetto. Okay. Dove sei Emily? Sono pronto per i jumpscare. Dov'è Emily? Vedi se sta dove stava prima, no, non c'è.
Dov'è? Dov'è? Oddio. Vabbè, niente jumpscare. Chiudi la stanza dove dorme, che sennò ti è passata a fianco, mo. No. Sta a fianco a te, che era quella cosa. Porte che si aprono. C'è il clown. No. Vattene via. Clown, vai via. Dov'è la bambina? Dov'è non la muoverti, bambina? No! Vai più. Vai. È crashato il gioco. Per potere dirgli. Ragazzi, allora stoppo un attimo la registrazione, ma ci vediamo tra pochissimi. Signori miei, ditemi che non lo sto facendo davvero, vi prego. Lo stai facendo davvero. Continua? Sì. C'ho già i brividi. Percorrere shift. Percorrere? Perché in questo gioco si può correre. Attenzione, questi shift, dove sta? Questo. Quindi, quanti pulsanti tu? Porta del cazzo. Stesso in Minecraft. Quindi, ragazzi, ricordate, io sono morto da pirla, ora tocca a lui. Io morirò, sta tranquillo che le cuffie faranno una gran fine così. Cazzo, 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 cazzo. Mili, oddio, sento rumori brutti. Sento rumori. Non ti preoccupare, non succede niente se senti rumori. Gli unici rumori che sono brutti sono quelli dei personaggi nostri. Clown. Sento il clown. Guarda che se sei restato fermo non ti attacca. Vai, ti puoi muovere. Serio? Ok, grazie. Sì. Sento dei passi che sono. Ah no, sono i miei, bene. Io rimarrò fermo in sta stanza per sempre. No, non puoi. Perché? Anzi si può, però è così il video non è divertente. Sì, ma io così muoio. Dove cazzo sta la luce? Dove? Dov'è quella luce? Sento un devi andare di là? Clown. Me ne ero accorto. No, oddio, no, no, il bambino, ecco, oddio, era. Non era, il bambino fa così. Ragazzi, sto sudando freddo. Oddio, oh no. Come se poi ci fosse lui nel gioco. È molto diverso avendo le cuffie. Oddio no, Emily! Ehi! Vattene! Oddio santo! Allora, vai in quella stanza. Quale? Quella? Anzi no, vai di qua! Entra in quella porta. Quale? Quella là? No, quell'altra. Dietro di te. Quella a destra. Il clown. Ti sei mosso? Oh cazzo. Preparati. Ma dai, ma che culo! Ma dai, non ti ha visto! Tua madre zoccola! Mia, ma che culo, cioè io... sono sopravvissuto lì. C'è la mia salvetta in faccia! Che stronzo! Apri. Tasto sinistro. E adesso. Capisco proprio un cazzo. Allora, vai di... in poche parole per accendere... No, quello è quel... Bravo. Cazzo! Vai dentro, sento vai una... dentro. Gira di destra. M'ha visto? No, non credo. Fanculo! Non ci credo! È sclerato la pezza! Fanculo, chi ha creato sto gioco? Il clown del cazzo. Non ci credo. Da oggi in poi i clown sono il mio incubo peggiore. Allora ragazzi, torniamo subito, aspettate.
Ok. Raga, siamo tornati, ora è di nuovo il mio turno. Partiamo subito con te. Devi morire male. È colpa tua se ho fatto se sto a fa sto gioco e se mi sono preso quell'infarto. No, sei tu che non sai giocare. Di fretta la luce però, non ho fatto in tempo. Non me ne frega un cazzo. Questa è l'unica cosa bella in tutto il gioco. La prossima volta scelgo io il gioco. Ah. Preparatevi, al prossimo episodio vedrete My Little Pony. No, grazie. Vuoi qualcosa di più allegro, tipo Happy Wheels, Slider Io, tutto, ma non questo. Mi sta bene pure One-Headed Flumpy. E quello sono bravo. Perché io no, secondo te. Zitto che ti sei fatto, un altro po' ti faceva sicco Birth dei Boy Blam. No, mi ha fatto sì. Get a new door, entra in un'ora, il canto è... Il clown. Ma come lo infili nel culo? Vedete, no? Non stare fermo quando appare il clown. Meglio usare Dentastix. Non me ne frega un cazzo. Guarda, lo fai pure ficcare quel cazzo di deritano che ti ritrovi. Vuoi un tè? No, perché lo vado a prendere, cioè il tè al ginseng. No! Che? No, non girarti. Secondo me gli piace il tè al ginseng. Sì, ma non girarti. Gli piace il tè al ginseng? Se vuoi lo vado a prendere, sta... Magari un cappuccino, no? No, no, sta nella cucina, posso andare un attimo? No. Ti piace il tè al ginseng e il cappuccino? Non gli piace, no. Ok. Vabbè, pazienza. Meno male. Frienzon. Meno male che sei andato. Sono pronto, ma arriviamo già. Dov'è quel fantastico aggeggio che si chiama interruttore? Boh. Se rimani al buio, qui tu non abiti a quella, quindi mai se resti in dove c'è la luce. Interruttore. E ti stai zitto? No. No, questa stanza l'ho. Ti ho chiuso la porta in faccia, speriamo che non si arrabbi per questo. Oh, io penso che si arrabbierà molto. No. Le ultime parole famose. Ma vai, cucù sentete. Così che sei... Sta zitta. Cosa diventa molto inquietante, lo sai, vero? Ok, chi, la mia faccia? Sì, Potter. Non me ne frega un cazzo. No, ma altro che Potter, tu sei Sfotter. Non mi sento bene. Forse perché ho vinto. Non monterò il boom bitch che dà un tuo Ah, vedete come orgasmo quando glielo ficcano nel culo. No, io non entrerei se fossi in te. No, anche perché ho sentito... girato. Ti sei avvicinato troppo. Ho capito perché si è offesa, perché prima gli ho fatto il cappuccino, ma io lo so che a lei il cappuccino non piace, che si sia la miseria. Sei stronzo. E va bene ragazzi, il video si conclude qui da Pottergame 70 e da il cretino che mi sta a fianco. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Sì, il cretino ha un nome. Infatti, ci vediamo alla prossima puntata. Bella ragazzi!